Era il 21 aprile del 2011 quando nel Golfo dell'Oman la Rosalia D'Amato veniva assalita dai pirati somali. Oggi quei marittimi, quella nave è stata liberata. A distanza di 7 mesi i marittimi sono di nuovo in rotta per fare ritorno alle loro case e riabbracciare le loro famiglie. Sicuramente è stata un'esperienza difficile, sicuramente sarà un'esperienza che segnerà il loro futuro, ma oggi quello che ha il sopravvento è la felicità per poterli riabbracciare e riavere sul territorio. In questo momento possiamo dire che Procida TV è stata la prima che ha dato questa notizia, e lo diciamo non perché vogliamo primeggiare o chissà per quale motivo recondito, non guadagniamo da quello che abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto perché la notizia c'era e l'abbiamo data, e questo è quanto basta. Noi siamo qui cercando di dare le notizie di quello che accade, di quelli che sono i fatti che riguardano il nostro territorio. Questa volta abbiamo avuto non il merito, ma comunque la possibilità di essere i primi a dare una bella notizia, e soprattutto questo che ci interessa, aver dato una bella notizia, e speriamo di poter dare un'altra bella notizia da qui a qualche giorno, che anche la Savina Cagni dopo oltre 9 mesi è stata liberata e che i marittimi potranno far ritorno alle loro case. Speriamo che il Natale prossimo, il Natale 2011 che sta per avvicinarsi, possa essere felice e gioioso per le famiglie e per i marittimi che hanno sofferto, ma anche per le comunità che comunque hanno avuto uno dei momenti difficili, dei momenti complicati, che hanno reagito come la comunità isolana di Procida, che ha fatto sentire la propria voce attraverso il movimento Liberi Subito, che ha fatto sentire le proprie dimostranze, che ha chiesto interventi perché questo si potesse raggiungere nel minor tempo possibile. Bravi, grazie a tutti, e ascoltiamo la voce del primo cittadino, Vincenzo Capezzuto, e di Don Lello Ponticelli, che hanno seguito molto da vicino questa difficile, difficilissima e complicata vicenda. A loro la parola. Vincenzo Capezzuto, sindaco di Procida. Ecco, oggi Procida ha una mezza festa, come hai detto tu, oppure è felice, ma la felicità sarà ancora più gioiosa quando anche la Savina Cagni sarà liberata. Ecco, la tua prima sensazione, il tuo primo pensiero quando hai saputo della liberazione della Rosalia D'Amato? Il mio primo pensiero è andato sicuramente alle famiglie, famiglie che hanno patito 7 mesi di sofferenza. Sicuramente ieri hanno trascorso una notte diversa da quelle ultime, e poi un altro pensiero va al movimento di Liberi Subito. Ricordo con grande apprezzamento quello che è stato il loro lavoro, hanno saputo suscitare un diverso senso di comunità, c'è stato un impegno comune per una battaglia seria che riguarda il nostro territorio, che riguarda la nostra comunità, che riguarda la nostra cultura del mare. Aspettiamo l'arrivo degli altri due nostri concittadini che sono sulla Savina Kelin. Solo a loro sarà festa grande. Oggi ne siamo sicuramente felici di questo parziale ritorno dei nostri marittimi. Ho parlato stamattina con la Farnesina, mi sono assicurato che ormai la nave è nelle mani dell'autorità militare italiana, i nostri marittimi sono stati visitati dai medici, stanno bene, e queste sono le notizie più importanti in questo momento. Ecco, proprio questo spirito di comunione che è stato protagonista in questa vicenda, con il movimento che dicevi tu, con i procidani in piazza, con i procidani a Roma, con i procidani dal presidente Napolitano, ecco, può essere un momento per fare in modo che alcune situazioni, che ovviamente anche a livello amministrativo, a livello di scelte che deve fare il territorio, ecco, può essere una situazione che può dare una nuova spinta anche a risolvere altri problemi della comunità isolana.
Io sono convinto, lo dicevo prima, che bisogna far nascere a Procio un diverso senso di comunità. Solamente allora la politica potrà essere interprete di un cambiamento radicale del nostro territorio. Sono convinto che bisogna partire da quello che è stato il nostro passato migliore per progettare un futuro diverso. Procio lo può fare. Ecco, so che in questi giorni sta lavorando una cosa importante per Procida, ecco, ora la possiamo dire, l'America scappa, quindi stai avendo una serie di riunioni, avuta a Napoli, con l'Unione Industriali, con la società che è nata per gestire questo evento che riguarderà Napoli e la provincia sia a maggio del prossimo anno che nel 2013. Ecco, Procida che ruolo può avere in tutto questo? Procida può avere un ruolo da protagonista perché il campo di regata è proprio di fronte a noi. Gli imprenditori napoletani sono affascinati da questo territorio, pensano che non sia un territorio omologato turisticamente alle isole a noi vicine, pensano che Procida possa corrispondere a dei requisiti specifici di una connotazione particolare di isola e quindi è molto apprezzata. Dobbiamo lavorare in tempi rapidi per poter non solo ospitare nel migliore dei modi un evento e quindi anche i turisti che possono partecipare a questo evento, ma dobbiamo avere la capacità di cogliere l'occasione per progettare una stagione che duri più di qualche anno e che possa essere, come posso dire, un esempio concreto di quello che potrebbe diventare la nostra isola, naturalmente che deve tener conto della vivibilità per primo dei nostri cittadini e poi di tentare una volta e per tutte un tentativo concreto di avere un territorio turistico. Ecco, questi due aspetti, la pirateria, l'America Scap, il mare, mare croce e delizia di Procida e dei procidani, non è un caso. No, non è un caso, io sono sempre convinto che il mare non debba essere considerato come un elemento ostativo, come un qualcosa di non percorribile. Il mare per noi nella nostra cultura è sempre stato un luogo di ricchezza, un luogo di conoscenza, di cultura. I nostri marittimi in passato hanno attraversato i mari di tutto il mondo e hanno importato anche sul territorio le culture dei paesi che hanno conosciuto. Il mare deve continuare ad essere questo, un'autostrada di occasioni, di culture, di indotto, di partecipazione, solamente così ne possiamo crescere. Don Lello Ponticelli, vice decano, la Rosalia D'Amato è stata liberata. Ecco, in questi mesi tu con il Cardinale hai seguito molto da vicino questa questione, questa triste vicenda dei marittimi procidani e non solo. Ecco, qual è la prima sensazione su questa liberazione? Ma innanzitutto di grande gioia, di grande sollievo, perché credo che su questo abbiamo condiviso il momento del dolore, il momento del dramma con tante famiglie, adesso condividiamo il momento della gioia. Ovviamente senza dimenticare neanche per un minuto che questa gioia non è ancora piena e non può essere piena. Credo che su questo anche interpretiamo noi sacerdoti, anche tutti voi, i sentimenti non solo dei procidani in genere, ma anche delle stesse famiglie di quelli che adesso sono proprio contenti di questo avvenimento. Io ho sentito i familiari e loro il primo pensiero è stato: ma ci sono anche quelle della Savina. E così mi è parso proprio estremamente bello che quelli, i familiari dei nostri amici di Procida della Savina, si sono premurati di condividere invece la gioia, no? Quasi vorrei dire, scusatemi una battuta, anche la prende dall'armamentario di cui dispongo, no? Quando San Paolo dice condividere la gioia, gioire con chi è nella gioia e piangere con chi è nel pianto. Credo che in questo momento Procida sta vivendo questo, un grande momento di consolazione, di ritrovata serenità per alcune famiglie di Procida, ma anche oltre di Procida, per la liberazione della Rosalia D'Amato, ma anche una capacità di condividere ancora la pena, l'angoscia, l'ansia, la trepidazione insieme a una forte speranza con gli amici della Savina, i loro familiari, non solo, ripeto, quelli procidani, non dimentichiamo mai anche gli altri della Campania, l'amico Bon di Trieste e gli 11 indiani. Ecco. E poi come Chiesa penso che abbiamo cercato di fare quello che era giusto
giusto fare, quello che tutti quanti vi aspettate da noi, che noi siamo capaci di condividere dal cardinale fino all'ultimo sacerdote, fino all'ultima comunità, le suore dei monasteri che hanno pregato in questi mesi e stanno ancora facendo, gli amici in seminario, le persone nelle comunità, cioè giustamente ci si aspettava e si vuole una chiesa così, vicina alla gente, vicina alle gioie, ma soprattutto vicina ai momenti di dolore. Ecco, e quindi... da questo punto di vista nei prossimi giorni sarà procida il cardinale Sei perché incontrerà la comunità isolana, ecco, la sua impressione, quale sarà la parola che porterà alle famiglie procidane? Ma sicuramente continuerà il suo incoraggiamento. Io devo dire così, noi con lui siamo stati subito desiderosi di condividere la pena che c'era nell'isola e anche oltre l'isola, e abbiamo trovato, lo sanno anche i familiari, abbiamo trovato un uomo che ha saputo interpretare questi sentimenti, queste preoccupazioni, e ha dato tutto il suo apporto, non solo in senso pubblico per le prese di posizione, per gli inviti anche a tutti quelli che avevano responsabilità di fare di tutto, di adoperarsi per fare di tutto, per portare diciamo così a compimento felice questo dramma e questo momento di buio che abbiamo attraversato, ma lo ha fatto anche come uomo di Dio, con la preghiera, con la vicinanza spirituale, lo ha fatto e lo sta continuando a fare. Noi l'abbiamo costantemente tenuto informato, ma poi ci accorgevamo che lui alcune cose già le sapeva, il che significa che c'è stato un interessamento anche suo personale al di là di quello che noi gli potevamo dire man mano che le cose capitavano. E certamente il fatto di venire a Procida in questa circostanza, ovviamente noi siamo contenti, ma come dire, stiamo pregando, stiamo supplicando il buon Dio che metta le cose nella sua provvidenza in modo che il 7 dicembre, quando viene, possa trovare anche la bella notizia che sono liberi anche gli altri marittimi della Savina Caini. Ad ogni modo, certamente non solo lui aveva promesso, ma certamente aspettiamo anche il momento della liberazione degli altri marittimi per fare festa e per invitarlo ancora qui. Certamente quando verrà qui avrà parole, non solo, ma avrà soprattutto da manifestare ulteriormente una presenza. Tra l'altro mi è sembrato importante che fra poche settimane si chiude la fase, diciamo così, straordinaria del giubileo per la Chiesa napoletana e delle parrocchie della diocesi, quindi anche il giubileo a cui noi procidani siamo stati chiamati a partecipare. Non a caso ha voluto che i ragazzi dei misteri hanno inaugurato e hanno preparato la prima porta santa che lui ha aperto. Questa è una cosa che ci fa onore ai nostri ragazzi dei misteri che in questo momento attraversano anche una difficoltà, e quindi credo che debbano sentirsi anche onorati, e sono convinto che il cardinale vorrà anche incontrarli in questo momento venendo a Procida. Ma dicevo, è provvidenziale, perché il vero giubileo procidano, il vero giubileo per noi è poter materialmente partecipare alla gioia per la liberazione di questi oppressi, e quindi per noi, diciamo così, la sua venuta viene a sigillare questo momento, ma noi stiamo ancora sperando e vorremmo avere motivo fondato di capire che nelle prossime settimane si concluderà felicemente anche diciamo così, il dramma dei marittimi della Savina e dei loro familiari, a cui ancora una volta, approfittando anche della tua domanda, voglio dire tutta la nostra solidarietà. Io li ho ammirati dal primo momento, ho ammirato questa gente che con una compostezza, con una dignità, con una forza, e soprattutto quello che voglio dire, sono stato edificato come prete dai familiari sia della Rosalia D'Amato che della Savina e dalle parole che ci hanno detto dei loro uomini, perché ci hanno detto che la loro ancora di salvezza in questi mesi e ancora in questo momento sulla Savina, la loro ancora è la fede in Dio, la fede nel suo aiuto e nella sua presenza. Questo per me, prete, è stata una cosa veramente edificante di cui sarò per sempre grato al Signore. Quindi coraggio, coraggio la mamma di Enzo Guardascione, coraggio a Nunzia Nappa, a tutti i familiari, coraggio a tutti gli altri familiari della Savina, e veramente felicitazioni, e condividiamo la gioia con i familiari di Gennaro e di Vincenzo Ambrosini e di tutti i loro amici. Grazie.